Nell'arco di un decennio, dal giugno 2012 allo stesso mese del 2022, a Pistoia sono spariti 213 negozi di commercio al dettaglio. Nello stesso periodo è leggermente cresciuta la curva dei pubblici esercizi, che sono diventati 25 in più. Sono gli elementi che emergono dall'ultimo report stilato dall'ufficio studi di Confcommercio sulla demografia d'impresa nei centri urbani, prendendo in considerazione le attività fuori e dentro il centro storico. Quella che possiamo osservare è il commento di Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, è una dinamica alquanto preoccupante rispetto al processo di desertificazione del commercio al dettaglio, con il centro storico che soffre maggiormente. Nel 2012 le imprese legate al commercio al dettaglio nel centro storico erano 517, oggi sono 377, meno 27%. Segno negativo anche per i negozi fuori dal centro, con le 447 attività del 2012, che sono diventate 374, 10 anni più tardi, meno 16,3%. Per invertire quanto prima questa tendenza, riprende il presidente Spampani, occorre accelerare tutti quei processi che possono determinare una tangibile riqualificazione urbana. Il commercio, oltre ad essere tratto identitario del nostro territorio, è da sempre spinta per la sua economia ed assolve con i suoi presidi ad una vitale funzione sociale. Dunque, se da un lato ci conforta parzialmente la crescita vissuta dai pubblici esercizi, dall'altro è cruciale ricorrere in modo sempre più adeguato e selettivo alle risorse e strumenti come il PNRR per scongiurare questa progressiva e pericolosa erosione.